di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palamonte Acuto di Cagliari. Li vedete schierati in campo, Cagliari Futsal contro MGM 2000. La partita di stasera è valida per il recupero della nona giornata del campionato di Serie B di Futsal, girone A. Le due squadre sono reduci da due partite importanti in campionato. Oggi ci sarebbe stata la pausa per la Pasqua e invece le due squadre sono in campo, complice dover recuperare una sfida, la nona giornata di andata, che non si giocò per uno dei tanti problemi legati al Covid di questa stagione. Le due squadre però sono in piena lotta per non retrocedere. Da una parte c'è il Cagliari di Gianni Melis, che deve cercare di allungare proprio nella parte di fondo classifica, e terzultima sarebbe fuori al momento, e quartultima fuori dalla zona playout e vuole rimanerci. Dall'altra invece ci sarà MGM 2000, una squadra che invece è alla ricerca dei punti necessari per potersi salvare ed evitare i playout, che per il momento li vedrebbero proprio impegnati. Vediamo allora chi scenderà in campo oggi. Da una parte il Cagliari con Cossu, Pireddu, Ena, Serginio, Cabizza, Fratini, Loddo, Trincas, Grandulli, Azzeni, Saddi e Sissé. Dall'altra parte invece MGM 2000 con Chistolini, Bongio, Di Gregorio, Casile, Collar, Moia, Berberi, Mattaboni, Gramegna, Tatonetti e Nana. Le due squadre non sono ancora scese in campo. Da una parte c'è MGM che dovrà cercare di fare punti in una partita dove il Cagliari partirebbe anche favorito, se non fosse che comunque in questo campionato è sempre molto difficile tutto quanto. Le due squadre si stanno schierando in campo proprio in questo momento. Sulla destra del vostro schermo vedete MGM 2000 in maglia bianca, il Cagliari in maglia blu. È quasi tutto pronto con le due squadre che si stanno schierando in campo in questo istante. Manca soltanto il fischio degli arbitri. Il Cagliari a vostra sinistra con Cossu, Loddo, Fratini, Serginio e Azzeni, che batterà insieme a Serginio il pallone di questo inizio di gara. Dall'altra parte invece il MGM 2000, che è già schierato in campo, si attende solamente l'inizio della partita, che viene dato in questo momento con Serginio, che prova il primo tiro parato da Tatonetti, il portiere del MGM, che prova subito il rilancio con le mani. Per Gramegna il pallone comunque è molto alto, entra in porta ma è fallo di fondo, battuto dal Cagliari con Loddo, che scambia con Capitan Serginio. Il pallone è un po' pericoloso, viene infatti perso dai giocatori del Cagliari e recupera con il numero 15 Moia. La gira per Collar, ancora Moia, pallone per Di Gregorio, va lui a tirare con l'esterno, riesce a deviare Claudio Cossu con un guizzo, ci mette le dita per dire di no. Prova ancora Di Gregorio, ancora al destro, parato sempre da Cossu. Di Gregorio, piede caldo, Di Gregorio il capocannoniere con 16 reti della squadra ospite, il numero 8, è sempre calcio d'angolo con il Cagliari che la tiene lì. Il tiro è poi troppo alto da parte di Moia, non riesce a trovare la deviazione vincente. Loddo, Fratini, all'indietro ancora per Serginio, sempre Fratini, attaccato, prova l'imbucata per Loddo, non arriva il pallone, non si capiscono. Allora è Tatonetti a rimetterla in gioco per Di Gregorio, scambia con Moia, allarga per Gramegna, palla con la finta, gira sul perimetro MGM, pallone ancora per Collar, sempre Moia, scambia con Collar, ancora Moia, all'indietro per Gramegna, ancora Moia, si fa vedere Di Gregorio, la prende lui, scambia ancora il giro palla degli ospiti, Gramegna, Di Gregorio, prova il gioco di gambe, viene intercettato il pallone da Loddo,
che però non lo tocca, è sbagliato il tocco e quindi fallo laterale per Serginho. La dà Frattini, scambiano ancora i due. Loddo, ancora Serginho, di fronte a Gramegna, scarica per Frattini, prova l'imbucata per Azzeni, va lui da solo con il tocco di Collar sui piedi del numero 11 del Cagliari, il fallo fischiato, il primo fallo della partita. Collar ha preso il piede di Azzeni che sulla linea del fallo laterale stava scappando. Sul pallone va Capitan Serginho, sempre insidioso il capitano del Cagliari con le sue punizioni. È tutto pronto per gli arbitri. Va Serginho con la rincorsa, fa partire il destro. Pallone alto sopra la traversa. Troppo alto il pallone di Serginho, non è riuscito a inquadrare la porta. Serginho, terzo cannoniere del Cagliari con 11 reti. Fa valere anche la sua esperienza, uno dei giocatori più esperti di questa categoria, con i precedenti delle serie maggiori della Serie A per Serginho. Allora adesso ci prova MGM Azzeni, il pallone viene conteso con a terra Collar, il pallone esce con l'ultimo tocco del giocatore ospite. Allora è ancora Cagliari con Loddo. Serginho parte da solo, prova in surplus a superare il pallone che parte sul palo, non viene toccato da Frattini, prima occasione con il tiro di Serginho e il palo a dire di no in questa prima occasione per il Cagliari dopo 3 minuti di gioco. È sempre possesso palla per i padroni di casa, ancora Serginho ha di fronte Gramegna, scarica per Azzeni, pallone largo per Loddo, riesce a salvarlo e la gira all'indietro per Claudio Cossu. Si fa vedere Frattini, allarga ancora per Loddo, sempre attaccato da Collar, dà per Azzeni, chiuso da Di Gregorio in fallo laterale. Va Azzeni all'indietro per Loddo, attaccato da Collar, anche lui scarica. Buona questa triangolazione del Cagliari, dice di no Moya e rimette fuori il pallone. Cagliari resta molto alto, però MGM si è già resa pericolosa un paio di circostanze con Di Gregorio, il bomber ospite. Adesso è Collar che allarga per Moya, ancora Di Gregorio, va da solo, sinistro con il tiro, viene deviato in calcio d'angolo da Claudio Cossu. Ancora un'occasione per Di Gregorio, è sempre lui il più attivo in zona tiro dei suoi. Palla per Moya, deviata in calcio d'angolo ancora. Anzi, resta in fallo laterale, ma si resta lì in zona d'attacco con Azzeni a liberare il pallone. Tra le mani di Tattonetti che la rimette in gioco per Moya. Ancora Di Gregorio, ha di fronte a sé Frattini. Di Gregorio preferisce tornare indietro da Moya, scambiano ancora i due giocatori, palla per Gramegna, allarga ancora per Di Gregorio sulla destra, chiuso da Frattini e da Azzeni che riescono a portargli via per un attimo il pallone, poi la scivolata ancora di Azzeni a recuperare il pallone, lanciare Frattini, attaccato da Moya, va Frattini, qua c'è il calcione nelle gambe del numero 7 di Di Gregorio che finisce anche tra gli ammoniti. Cartellino giallo per Di Gregorio. Netto qua il fallo su Frattini che stava partendo in contropiede. Allora, secondo fallo, 16 minuti alla fine del primo tempo. Nuova occasione su calcio da fermo. Poco fa Serginho ci ha provato, pallone alto. Adesso ci prova Matteo Azzeni sul pallone. A circa 2 metri e mezzo, 3 metri dalla
dall'area di rigore si mette la barriera a due, Gramegna e Di Gregorio. Piazza la sua barriera, adesso rimane solo Di Gregorio, va Azzeni con il destro, para Tatonetti, allora all'indietro, sempre Azzeni, il pallone resta lì, poi c'è il tiro di Frattini, deviato sul palo, anzi è palo diretto senza la deviazione, cioè sembrata una deviazione sull'uomo di porta, invece palo esterno di Frattini. Secondo Legno colpito dal Cagliari in questi primi 4 minuti e mezzo del primo tempo. Ci riprova allora MGM a imbastire la sua azione offensiva, ancora Di Gregorio, allarga per Gramegna, va da solo, fermato in scivolata da Azzeni, fiscale l'arbitro, ammonisce pure lui, un fallo al limite dell'area con Azzeni a colpire Gramegna in scivolata, per l'arbitro è calcio di punizione ma anche ammonizione, quindi anche Azzeni finisce nel libro dei cattivi dopo Di Gregorio, ammonito pochi minuti fa. E proprio il numero 8 bomber ospite va sul pallone, poco più a destra Collar, vediamo se proverà il tiro diretto il numero 8 MGM. A piazzare la barriera adesso è Cossu con Loddo sul palo, Azzeni poco più avanti, schiacciata la difesa del Cagliari a protezione della porta, Di Gregorio va da solo sulla barriera, poi gira per il destro che viene deviato, il tiro di Mattaboni entrato pochi istanti fa per Moia. Palla ancora per Di Gregorio, tiro al volo perfetto del numero 8 Di Gregorio che fa 1-0, niente da fare per Cossu. E allora a sbloccarla è proprio Di Gregorio. A 15 minuti dalla fine del primo tempo, il quinto minuto di gioco quasi scoccato, con il Cagliari che deve recuperare, quindi il gol entra Grandulli e Pireddu per Azzeni e Frattini, muove le carte in campo anche mister Melis per provare subito a recuperare, allora Pireddu, tiro deviato da Gramegna che la mette in fallo laterale, gran gol pochi istanti fa di Di Gregorio, un tiro al volo su calcio d'angolo perfetto, adesso è Serginio, ci prova una prima volta e poi è lanciato in contropiede, Mattaboni non riesce a tenere il pallone sull'assist lungo di Gramegna. E allora Grandulli a provare lui a rilanciare l'azione cagliaritana con Loddo, ancora Grandulli prova ad andare da solo, viene fermato ancora da Mattaboni che parte in slalom. Fallo e ancora ammonizione, questa volta è Loddo. Fiscale l'arbitro oggi, seconda ammonizione per il Cagliari. Mattaboni ha provato in surplus a superarne due, il secondo Loddo lo ha arrestato con un fallo, richiamato in panchina proprio Mattia Loddo, entra Trincas per il Cagliari, sul pallone va Collar. Con MGM in vantaggio 1-0, il gol di Di Gregorio pochi istanti fa. La rete numero 17 in campionato, stacca proprio Mattaboni, secondo goleador che qua va a prendersi il pallone, fermato da Pireddu, l'ultimo tocco è del numero 21 MGM e quindi sarà il Cagliari a portarsi il pallone sulla linea del fallo laterale per dare il là a questa azione offensiva, proprio nel momento in cui il Cagliari sembrava mettere la pressione maggiore in campo, è arrivato il fulmine di Di Gregorio, pallone che esce in fallo laterale, qua c'è uno scontro tra Trincas e Gramegna, tutto regolare,
pallone con Di Gregorio che va a battere il fallo laterale. Collar allarga per Mattaboni, ancora Collar. Palla in fondo per Gramegna, la tiene lì e poi è lui a fare fallo su Trincas. Secondo gli arbitri è stata irregolare l'azione del numero 22. Serginho, Grandulli, Pireddu sbaglia il passaggio, Gramegna prova a piazzarla. Pallone fuori non di molto, ma c'era nella traiettoria Claudio Cossu. Si riparte per un'altra azione offensiva, Trincas, Serginho, pallone sbagliato con Collar che recupera, va lui da solo, poi allarga per Di Gregorio, puntata in porta, attento Cossu, sempre Di Gregorio in zona offensiva, piede caldo anche oggi per il numero 8, questa volta il pallone è messo in mezzo da Collar per il tentativo di Mattaboni, chiuso dalla difesa e allora nuova azione Di Gregorio. Decide di tornare indietro per Tatonetti, scambia con Collar, sempre Di Gregorio che esce per far rientrare Moia, si becca gli applausi dalla sua panchina e allora di nuovo Moia sul pallone, Mattaboni, Gramegna la tiene alta, poi scarica ancora per Moia. Gramegna, gioco di gambe con Serginho che lo costringe a tornare indietro, Mattaboni fermato da Grandulli in fallo laterale, ancora Collar che va a recuperare il pallone. Moia, Gramegna la tiene su con l'attacco del Cagliari, Trincas recupera, poi non riesce a liberare il tiro di Mattaboni. Niente da fare per MGM che prova adesso con Tatonetti, sempre alto per Gramegna, da lì dietro per Moia, si fa vedere dall'altra parte Collar, il pallone è troppo forte, esce in fallo laterale, buona l'idea comunque. E allora Cagliari ancora a provare a riorganizzare le idee, un po' scossa la squadra di Mister Melis dopo il vantaggio subito, ci prova Grandulli all'indietro per Trincas, palla alta per Serginho, palla in mezzo dove c'è l'anticipo di Mattaboni su Grandulli, buono l'idea anche qui di Serginho per un assist su Grandulli, messo in calcio d'angolo, Serginho sul pallone, Pireddu, ancora Serginho, il suo tiro da posizione quasi impossibile, esce largo in fallo laterale, 12 minuti da giocare in questo primo tempo, MGM in vantaggio contro il Cagliari Futsal per 1-0, una partita dicevamo importante per la zona salvezza con il Cagliari a quota 21 al decimo posto, più indietro MGM con i suoi 12 punti e la dodicesima posizione, più staccato dal Cagliari che adesso però vuole ritrovare le idee per cercare di recuperare il gol di svantaggio. Serginho, Pireddu, Grandulli, ancora Serginho, gioco di gambe di Serginho, Pireddu, messo a terra e fallo numero 3 per MGM. Intanto è entrato anche Capitan Casile per MGM. Serginho ancora sul pallone da una posizione più felice per il sinistro, anche se non può prendere una rincorsa troppo lunga.
anche Sisse in campo, si posiziona sul secondo palo, il numero 14 del Cagliari, il pallone fermato sulla linea, sulla punizione di Serginio, va da solo Pireddu, scambia con Sisse, fallo laterale sull'intervento di Moia, resta in attacco il Cagliari con Pireddu, ancora per Grandulli, finta di Grandulli che prova ad andare da solo, fermato da Casile che tiene lì il pallone, poi lo dà per Collar che sbaglia a sua volta, allora Serginio non trova Pireddu, si aspettava l'azione del numero 2 che sta lasciando il campo per Ena. Non aveva capito Capitan Serginio che Ena, che Pireddu stava per uscire, quindi non lo ha trovato sulla sua fascia, così come Moia che fa partire il destro largo. C'era comunque sulla traiettoria Cossu che rimette per Serginio, ancora Grandulli. Va Serginio, si libera di un marcatore, poi fa partire il destro, il pallone resta lì. Tattonetti riesce poi a farla sua e a provare a rilanciare in avanti proprio Casile, fermato da Sissé che prova a partire da solo. Non ritrova poi il pallone. Fallo per gli arbitri, il numero 3 anche per il Cagliari. C'è una piccola discussione, poi calcio di punizione con Collar sul pallone, alla sua sinistra Moia, alla destra Mattaboni. Sceglie il numero 21 Collar che scarica per Tattonetti, lungo il lancio per la finta di Casile con Cossu che poi prova a rilanciare Serginio, il pallone tenuto in campo da Mattaboni, fermato per un primo momento, poi Casile la recupera, prova ad andare da solo, fermato anche lui, ci prova Fratini, fermato anche Fratini. Azione convulsa in campo, Sisse prova a far partire il sinistro, palla fuori non di molto, azione insistita del Cagliari con il tentativo di Sisse alla fine. Entra in campo anche Chistolini con il 2, va sul pallone lui, poi Collar, sempre Chistolini all'indietro per Moia, scarica per Casile, sbaglia il controllo, recupera Serginio, però sbaglia anche lui, ma per effetto di un fallo subito da Casile, secondo l'arbitro batte subito il Cagliari, ma l'arbitro stava parlando con Casile che chiedeva spiegazioni su questo calcio di punizione. Battuto adesso Fratini con Ena che gli rimbalza il pallone sulla gamba. Si perde questa azione offensiva del Cagliari e allora riparte MGM con Moia, Casile attaccato da Fratini, la tiene Ena che controlla, fallo di fondo, Cossu fa ripartire il capitano Serginio per Ena, ancora Serginio, Fratini attaccato da Casile, va Fratini, doppio passo, fermato dal numero 10, fallo di Fratini e nuovo cartellino giallo, ancora un'ammonizione per il Cagliari, terza ammonizione per i rossoblù dopo Azzeni e Loddo. Anche Fratini finisce sul taccuino dei direttori di gara. 9 minuti alla fine del primo tempo, 4 falli per parte, sempre MGM in vantaggio 1-0 con il gol di Di Gregorio. Va Collar, scarica per Gramegna, Moia sbaglia con Ena che prova a recuperare il pallone, non la tiene e quindi sbaglia il passaggio Gramegna, dando l'opportunità al Cagliari in zona offensiva. Serginio sul pallone, palla lì dietro Fratini, gran parata di Tattonetti, va Moia in contropiede, Gramegna prova a conservare il possesso, dà lì dietro per Collar, larga per Chistolini,
Ancora Gramegna. Pressione alta del Cagliari con Ena, efficace a mettere in fallo laterale. Esce anche Casile con il MGM in vantaggio e possesso palla. Muia allarga per Collar, rientra Di Gregorio e va a prendersi il pallone. Chistolini, Gramegna fermato da Mattia Loddo, anche lui ritornato in campo per Sissé. Collar all'indietro per Di Gregorio. Chistolini, Collar, Gramegna, ancora scambiano i giocatori MGM. Di Gregorio prova a puntare Fratini, il gioco di gambe, pallone all'indietro, non c'è fallo, allora va Collar all'indietro, ancora Di Gregorio, fa una finta, perde il pallone, poi Serginio non riesce a intercettarlo con il tentativo di rilancio di Tatonetti. Entra anche Cabizza per Ena, va proprio Cabizza a bloccare il pallone, poi Loddo non la tiene. MGM sempre in possesso palla con Gramegna, posizione arretrata da Di Gregorio, parte lontano il numero 8, autore del gol del vantaggio. Gramegna fermato da Fratini in fallo laterale, si avvicina sul pallone Chistolini, sarà lui a batterlo. Con il primo time out che viene chiesto dalla squadra ospite, allora noi ne approfittiamo per pochi istanti di pausa. Stanno rientrando di nuovo le squadre dopo questo primo time out chiesto da mister Craperi, con il Cagliari in svantaggio per effetto del gol di Di Gregorio dell'MGM, che sta portando avanti, che ha portato avanti la squadra ospite. Un gran bel gol quello del numero 8, forse nel momento di maggior spinta del Cagliari, punito da una prodezza al volo del capocannoniere MGM, che qua non riesce a trasformare questa prima azione offensiva dopo la ripresa dal time out. Sempre in fallo laterale, il pallone messo in calcio d'angolo da Cabizza, va Collar a incaricarsi della battuta, anzi è sempre fallo laterale, corretto poi in angolo dall'arbitro, allora al dietro per Di Gregorio, questa volta il pallone vola alto sopra la traversa, corpo all'indietro del numero 8, il pallone a volare altissimo. E quindi Cabizza, Serginio, scambia con Loddo, ancora Serginio, prova il pallone per Cabizza, intercettato con il pallone che viene scambiato da Collar, allarga per Gramegna, in due lo fermano con Loddo, da per Cabizza, anticipato da Chistolini, poi Di Gregorio all'indietro per Collar, allarga ancora per Gramegna, si fa vedere tutto largo Di Gregorio, a Loddo davanti, due numeri 8, allora pallone all'indietro per Chistolini, scambia con Di Gregorio, Gramegna, sempre Di Gregorio, il Cagliari si posiziona in pressione alta e ferma la prima azione offensiva, il pallone però scende su Tatonetti che la rilancia per Di Gregorio. Chistolini, palla in mezzo, bravo qua Fratini a fermarlo, poi Loddo, Cabizza, va Serginio, ancora per Fratini, Cabizza sempre sul pallone, Serginio va da solo, ne salta uno, poi da per Loddo, mette in mezzo il pallone diretto a Fratini, fermato
da Di Gregorio in calcio d'angolo. Buona l'imbucata di Serginio per Fratini, fermato all'ultimo da Di Gregorio. Sul pallone ancora il capitano, palla in mezzo per Cabizza, fermato da Tattonetti e contropiede con Di Gregorio, fermato in un primo momento, poi va da solo Di Gregorio, 2-0 MGM, contropiede micidiale degli ospiti. E ancora Di Gregorio, in un primo momento sembrava che Loddo fosse riuscito a fermarlo, e invece poi il numero 8 bomber del MGM ha fatto 2-0. Incolpevole Cossu in questa circostanza, era un 2 contro 1 in contropiede dopo che il Cagliari era andato vicino al gol. Adesso ci prova con Azzeni, fermato con un fallo, è anche il quinto per MGM. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, calcio di punizione da buona posizione per Serginio e quinto fallo per MGM, che pochi istanti fa è riuscito a mettere in gol con Di Gregorio ancora il 2-0. Doppio vantaggio adesso Serginio, con una buona opportunità su questo calcio di punizione vicino all'area di rigore ospite. Alla rincorsa posizionata la difesa MGM con Serginio, tiro di Serginio respinta dal portiere, la pallonata in sul volto, è riuscito in qualche modo Tattonetti a respingere questo pallone un po' stordito dopo la pallonata, con Serginio che ha provato subito a cercare il gol per accorciare le distanze. Cagliari sotto di 2 gol, zona offensiva, Pireddu, destro alto sopra la traversa, niente da fare ancora per questa azione offensiva del Cagliari che resta sotto. Di Gregorio, Moia, ancora Chistolini, Moia, scambiano, Di Gregorio prova ad abbassare i ritmi, poi sbaglia qua Serginio, dà l'opportunità per Gramegna, non trova il gol dopo un errore della difesa, e allora prova Serginio l'imbucata, fermato da Moia il tentativo, e ancora un altro contropiede, Chistolini sul pallone, prova lui al tiro, fermato da Grandulli, però il pallone arriva comunque a Moia, ancora Gramegna all'indietro per Di Gregorio, chiedono calma Di Gregorio e Tattonetti per rallentare questa azione con Moia in possesso. Gramegna, ancora Moia, va Di Gregorio a farsi vedere, prova l'uno contro uno con Azzeni in zona difensiva aiutato da Serginio, allora si ritorna indietro con MGM che qua per un attimo stava sbagliando tutto, ne stava per approfittare Pireddu. Il suo tocco però è troppo lungo, non riesce a tenere lì il pallone. Ha rischiato qua la difesa ospite, Pireddu voleva approfittarne, con Cagliari che adesso recupera con Serginio, va da solo adesso Serginio, prova a piazzare il destro, fuori di poco, ci prova Serginio, scatta Di Gregorio, prova a lanciarlo Tattonetti, pallone troppo lungo. Ha provato a lanciare un altro contropiede, micidiale quello che 2 minuti fa ha portato alla seconda marcatura di Di Gregorio. Fortunato su un primo rimpallo e poi bravo a mettere in rete il 2-0 sull'incolpevole Cossu. E allora Azzeni, Serginio attaccato da Casile, il pallone alto dalla parte opposta, Grandulli non ci arriva, pallone troppo alto, troppo lungo, sarà Moia a batterlo, da per Tattonetti, prova il portiere a lanciare lungo proprio Casile, colpo di testa mancato dal capitano
ospite, autore di 5 reti fin qua nella sua stagione. Capitano che oggi era in panchina, poi adesso ci prova Grandulli, pallone fuori. Non era facile dalla posizione così defilata trovare la porta. Ci ha provato comunque il numero 10 del Cagliari, che però adesso si lascia sfuggire Moia, che col destro la mette fuori. C'è stata però la deviazione. Secondo Cossu il pallone era già uscito. Ci ripensa l'arbitro. In effetti il tocco del portiere rosso-blu non c'è stato, il pallone è andato direttamente fuori. Quindi Cagliari in possesso con Pireddu, Serginio, Azzeni, fa vedere Grandulli, palla per lui, scatta in mezzo Serginio, Grandulli la gira indietro per Azzeni, Pireddu, pallone fermato ma recuperato da Serginio, ancora Pireddu, Azzeni, prova da solo all'indietro per Pireddu, Grandulli ancora, va Grandulli, supera Moia, poi da terra il fallo viene fischiato al Cagliari, a Grandulli. Quinto fallo anche per il Cagliari. Qua gli arbitri hanno visto un tocco di Grandulli con Moia che era in terra. Ha provato anche lui da terra. Per gli arbitri era fallo e quindi quinto fallo anche per il Cagliari. Entrambe le squadre hanno raggiunto il bonus. Va Azzeni che viene fermato, per gli arbitri è tutto regolare. Azione con Di Gregorio, prova Di Gregorio, fermato da Cossu, poi ancora l'azione con il Cagliari in contropiede, va Grandulli, va da solo Grandulli, il tiro bloccato, respinto anzi da Tatonetti. Ancora Cagliari con Serginio, palla per Azzeni, Azzeni ha il destro, fermato da Collar, ancora Azzeni, alla parte opposta per Pireddu, palla in mezzo per Grandulli, fermato e poi Moia ci ha provato dalla distanza. Serginio ancora, pressione alta adesso del Cagliari alla ricerca del gol per accorciare le distanze. Di Gregorio fermato da Pireddu, va Pireddu, prova il gioco di gambe, lo ferma Collar, parte in contropiede, Collar e Casile, prova da solo Collar, fermato da Serginio, ancora il numero 12, gran parata di Cossu, la vede all'ultimo, ma respinge il portiere rosso-blu, grande guizzo per fermare l'azione MGM. Adesso Azzeni, fermato, chiedono un fallo di mano per gli arbitri, è tutto regolare e allora Tattonetti la spara fuori. Qua il Cagliari ha chiesto un tocco di mano in area di rigore, per i direttori di gara non c'è stato nulla. E dunque si riparte con Frattini. Cagliari che negli ultimi due minuti ha fatto salire tanto la pressione alla ricerca del gol per accorciare le distanze. 2-0 ancora il punteggio, 1:20 alla fine, ancora Frattini prova passaggio per Azzeni in profondità, niente da fare. Pallone uscito. Ultimi minuti di grande tensione in campo, con le due squadre in un momento particolare, con la pressione alta del Cagliari, ancora buttata via dall'MGM, nuova opportunità per Grandulli. Sbaglia qui Grandulli, rischia il fallo ma recupera il pallone, poi Mattaboni all'indietro per Collar, si fa vedere Moia, scambiano ancora i due. Pressione feroce del Cagliari, fa sbagliare Moia, recupero quindi di Serginio con Claudio Cossu che lascia i pali per cercare il portiere di movimento in questi 30 secondi finali del primo tempo. Serginio, palla per Azzeni, ancora Serginio, MGM chiuso dietro, Frattini, Pireddu per Serginio, ancora Frattini, sbaglia tutto e allora Casile dalla distanza senza portiere, non inquadra la porta il capitano MGM.
18 secondi alla fine della prima frazione di gioco. E allora ne approfittiamo per una breve pausa. Rientra il Cagliari in campo questi ultimi 18 secondi del primo tempo con Cagliari Futsal sotto di due reti, 2-0 per MGM, la doppietta di Di Gregorio, ma il Cagliari in questi ultimi 3 minuti di primo tempo si è fatta vedere con grande intensità davanti per cercare la rete. 10 secondi alla fine, Pireddu, Serginho, Fratini. Ultimi secondi, ancora Serginho, prova, il pallone viene murato. 2 secondi alla fine del primo tempo, forse c'è spazio solo per un tiro. Ci prova Pireddu dalla distanza. Pallone altissimo. 1 secondo alla fine del primo tempo. Presumibilmente la farà scadere così. Il tiro alto per Gramegna che la mette fuori e quindi finisce il primo tempo. 2-0 per MGM contro il Cagliari Futsal in questo recupero della nona giornata di campionato. Allora ci prendiamo una piccola pausa e poi torneremo qua per seguire il secondo tempo di Cagliari Futsal MGM 2000. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo.
Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno. Un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica dal 1992, la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Siamo tornati al Palamonte Acuto di Cagliari, dove le squadre sono ritornate in campo per questo secondo tempo, la nona giornata di campionato, il recupero della partita che era stata rinviata tempo fa, e quindi in questo fine settimana pasquale si gioca questa gara valevole per il campionato di Serie B di Futsal. Cagliari in svantaggio di due reti, la doppietta di Di Gregorio per l'MGM a condurre in questa partita. Ancora 20 minuti di gara quindi per il Cagliari per ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di qualche giorno fa contro Asti, sempre in campionato, una partita persa dai rossoblu contro l'Orange per 6-4. Cagliari che vuole anche rifarsi dopo la vittoria della gara di andata dell'MGM, che era passata per 6-2 in quella occasione nell'altro scontro diretto. Cagliari che in classifica ha 21 punti contro i 12 degli avversari di oggi, ma come si sa sono ancora tante le partite da giocare e da recuperare sia per il Cagliari che per l'MGM. Qua ci prova Grandulli con la respinta di Tatonetti, quindi uno scontro diretto comunque per entrambe le squadre, in vantaggio MGM, ma il Cagliari non ci sta e allora prova con Fratini due volte, pallone che esce, e allora Tatonetti a far ripartire i suoi, Grandulli a provare a fermare il numero 22 Gramegna, e lui a toccare, sì, danno il 5-2. Allora Cagliari che riparte con Azzeni, ancora Fratini, Grandulli, Fratini prova sempre il passaggio a Grandulli, bravo Tatonetti a respingere, e allora è Gramegna attaccato da Azzeni, palla per Collar, scambiano i due, largo Di Gregorio per il pallone per Collar, la prova a mettere in mezzo, la tiene Serginio che controlla il pallone sulla linea di fondo e poi è bravissimo il capitano del Cagliari a farla rimbalzare sopra Collar per la rimessa dal fondo. Il numero 12 qua è andato vicino alla via del gol, fermato sul più bello, adesso è Serginio, prova lui, mette in mezzo, un pallone per Azzeni, contropiede ancora per Moia, Collar prova a mettere lui, è bravo Cossu a dire di no sul suo palo, attenzione a lasciare campo aperto per l'MGM che in contropiede sa essere pericoloso. Allora Di Gregorio questa volta non prende il pallone bene, allora il Cagliari si prova a distendere, fallo laterale, diciamo dei contropiede MGM che nel primo tempo ha portato alla rete del 2-0 di Fratini. Fratini a mettere il pallone in rete, il gol del 2-1, imbeccato il capocannoniere rossoblu che va a festeggiare quasi dal nulla, dal cilindro, un assist perfetto per Fratini che non ha dato scampo a Tatonetti e a riaprire il match
dopo due minuti e poco più di gioco. Allora Grandulli che prova ad andare in contropiede, fermato da Moia, micidiale anche Fratini, qua è Serginio, ancora Grandulli, pressione alta, Grandulli salta Di Gregorio, poi si fa fermare. Adesso è Di Gregorio che prova a passare, ma dice di no ancora Serginio. Moia. Gramegna ancora Di Gregorio. Scambia con Moia, Gramegna ancora all'indietro. Collar attaccato da Grandulli, grande pressione di Grandulli. Mette in difficoltà MGM, Fratini recupera con Azzeni. Serginio, Cagliari è entrato in campo con grande voglia di recuperare, ha trovato dopo appena due minuti della ripresa il gol per accorciare le distanze con Fratini, il suo gol numero 20 in stagione, sempre più solo come capocannoniere della squadra rossoblu. Segue Azzeni a quota 13 e Serginio a quota 11. Qua Grandulli non riesce a tenere il pallone con Cossu che dava indicazioni dietro. Allora Moia, Casile tornato in campo, il capitano la dà per Collar da solo, grande parata di Cossu a mano aperta, il portiere del Cagliari, occasione enorme per Collar, è stato bravissimo Claudio Cossu a mano aperta a chiudere l'angolo da basso, sempre attento Cossu in crescendo questa stagione, ha avuto un po' di difficoltà a inizio stagione, non riusciva a trovare spazio, ha avuto qualche problema di continuità nella prima fase di stagione, poi è cresciuto tanto sia in porta che anche in zona gol, perché Cossu ha già 5 gol in stagione. Serginio prova dalla distanza, la deviazione non vista dagli arbitri, il pallone recuperato da Tatonetti, la rilancia lunga per Casile anticipato da Serginio, palla indietro per Moia, Di Gregorio, c'è Serginio davanti a lui, torna indietro Di Gregorio, pressione di Fratini, adesso Di Gregorio all'indietro per Moia, fermato da Fratini, la tiene lì, poi sbaglia Fratini, Collar fermato anche lui da Pireddu, Fratini non trova Pireddu, però nemmeno Collar riesce a ripartire. Ritorna in campo Chistolini proprio per il numero 12, così come ritorna in campo anche Mattia Loddo per Matteo Azzeni. Serginio ha di fronte Casile, lo supera Serginio, poi prova a mettere in mezzo, Chistolini devia sui piedi del capitano del Cagliari il pallone e si prende il fallo laterale. 15 minuti alla fine della partita, il Cagliari ha trovato a inizio ripresa il gol del 2-1 per accorciare le distanze. Grande pressione del Cagliari in questa ripresa, è tornata dagli spogliatoi un'altra squadra più convinta, più decisa. Fratini, Serginio Fratini, palla ancora per Serginio, magia di Serginio, 2-2, assist di Fratini e Serginio in girata la mette alle spalle di Tatonetti e fa 2-2. Tutto in parità quindi a 14 dalla fine della partita. Cagliari dai due volti, nel primo tempo non è riuscito ad avere la meglio dell'MGM che con Di Gregorio si era portato sul 2-0. Adesso nella ripresa in 5 minuti
1-2 micidiale Frattini Serginho, che si sono scambiati i favori. Perfetto l'assist di Frattini per Serginho, il pallone messo in porta dal capitano rossoblu con una magia in girata, in scivolata. Niente da fare per Tatonetti, grande gol del capitano che fa 12 in stagione. Tanto qua primo fallo per il Cagliari nella ripresa. Moia prende il pallone, ancora un po' dolorante. La dà per Chistolini. Casile. Ancora il pallone di ritorno per Chistolini. Sisse. Fischiato qua il fallo al giocatore del Cagliari, numero 14 rossoblu. Reo secondo l'arbitro di aver fatto fallo a Chistolini. Si danno il 5-2 tra le proteste comunque dei rossoblu, che non ritenevano l'azione difensiva del numero 14 Sisse fallosa. Non così per l'arbitro. Allora Chistolini sul punto di battuta parla con Casile. Va Chistolini, prova lui il tiro a giro. Cossu ci mette la mano, pallone sarebbe uscito, ma Cossu, per essere più sicuro, ci ha messo la punta delle dita. Boia prova a metterla per Casile. Cagliari che parte di nuovo in contropiede. Serginho dà per Sissé, controlla Sissé, non riesce a trovare il tocco decisivo. Tatonetti è restato in piedi e ha recuperato il pallone, forse più errore dell'attaccante. E adesso Chistolini prova da solo, fermato da Serginho. Ancora Sissé prova dalla distanza un tiro che finisce altissimo sopra la porta di Tatonetti. Sissé ha avuto l'occasione poco fa per cercare di sorprendere il numero 92 Tatonetti, che è stato bravo a bloccare il pallone. Casile prova sulla linea, lo ferma Loddo per un attimo, poi Casile recupera con una magia, la tiene ancora il capitano MGM tra una selva di gambe del Cagliari, che poi recupera il pallone, la mette Pireddu per Serginho, la tiene il capitano rossoblu, prova qua a passare, c'è l'ostruzione del giocatore dell'MGM sul capitano del Cagliari, che si prende il fallo. Primo fallo della ripresa per MGM, già 2 il Cagliari, che scambia con Serginho. Adesso Loddo, va davanti Casile, scarico per Serginho, si fa vedere Cabizza, è entrato anche lui, gira per Pireddu. Pireddu si fa prendere il pallone da Casile, che però viene fermato. Cossu, pallone sparato in fallo laterale da Cossu, che ha voluto, ha preferito mandare in fallo laterale che controllare il pallone sulla pressione dell'attacco. MGM che gira con Di Gregorio, prova lui il pallone, fermato da Loddo. 3 contro 2 per il Cagliari. Loddo la dà a Cabizza, troppo lungo il pallone, Loddo non è riuscito a dosare la misura giusta per Cabizza. Moia, Di Gregorio, resta alta comunque la pressione del Cagliari, che in questo secondo tempo è a tutta. MGM ha speso tante energie nella prima frazione di gioco, adesso il pallone controllata da Claudio Cossu, la gira bene il portiere rossoblu. Pireddu, Loddo, sbaglia Loddo, Chistolini recupera, poi allarga per Moia, anche lui sbaglia, non ci arriva Di Gregorio, escono Casile e Moia, ritornano in campo Grabegna e Collar. Cabizza prova ad andare da solo, Cabizza
magia di Cabizza, grande parata di Tatonetti. Per poco Cabizza non trovava un gran gol, fermato da Tatonetti, calcio d'angolo, la tiene lì Serginio in zona offensiva, prova Serginio a mettere in mezzo, deviazione, va Chistolini, fermato anche lui Serginio, va Serginio, preferisce tornare indietro per Fratini, ancora Serginio, Cabizza, Fratini, non riesce l'imbucata questa volta a Fratini, Di Gregorio prova lui con il sinistro, troppo largo Cossu da Loddo, Cabizza, sbagliato il pallone di Loddo, Cabizza non è riuscita a tenerlo in campo, fallo laterale per Collar, ritorna anche Mattaboni in campo, Di Gregorio, Mattaboni, Gramegna, Mattaboni, scambiano sempre i due, attaccato Gramegna da Fratini, la tiene col fisico il numero 22 Gramegna, poi è costretto però sulla grande pressione di Fratini a sparare via, allora Cagliari ancora in possesso palla, Serginio, Fratini, si fa vedere Loddo, la dà a Cabizza, ancora Fratini, Serginio, palla per Fratini che prova la girata, tiene Collar, da Di Gregorio, tutte maglie del Cagliari, Mattaboni era riuscito a sbucare ma il pallone era già uscito, fallo laterale comunque resta in possesso per MGM, qua il pallone era uscito, dicono gli arbitri, con Mattaboni che era sbucato fuori, lanciato a rete, ma il pallone era uscito in fallo laterale, proprio lui lo batte, Di Gregorio, Gramegna, va Gramegna da solo, tiene il pallone, scarica ancora per Mattaboni, fermato in un primo momento, poi Collar allarga per Di Gregorio, va lui destro con una magia, imitato da Cossu, fa male da lontano Di Gregorio con il suo tiro, bravo ancora Cossu, palla dalla parte opposta ancora per Di Gregorio, questa volta è troppo alto il tiro, Cossu a rimetterla in gioco per Fratini, Serginio, siamo a metà della seconda frazione di gioco, sempre 2-2, Azzeni è tornato in campo anche lui, duello con Mattaboni, la tiene Azzeni, scarico per Serginio, prova ad andare da solo Serginio, fa partire il sinistro, deviato da Di Gregorio, Tatonetti riesce a salvare, va Serginio sul pallone, mette in mezzo per Azzeni, grande parata due volte, il pallone resta lì con Cabizza, Tatonetti è riuscito a bloccare alla fine il pallone e poi mette fuori per un tocco sulla gamba, ma un'altra grande occasione per il Cagliari, le due squadre non lesinano in quanto a occasioni, poco fa Di Gregori ha scaldato le mani a Cossu che è riuscito a fare una magia e adesso Tatonetti ha fatto lo stesso su Azzeni prima e poi a tenere il pallone lontano dai piedi di Cabizza che per un attimo sotto porta ha provato a pungere anche lui. Riparte MGM con Di Gregorio, si fa vedere Mattaboni, Di Gregorio tiene il pallone, scarica per Gramegna che poi spara lontano, Mattaboni era tornato indietro,
Pallone per il Cagliari con Azzeni, Fratini, Serginio. Pallone deviato in fallo laterale. Sarà possesso Cagliari con Serginio, la palla dalla parte opposta per Azzeni, stop di petto di Azzeni fermato da Di Gregorio in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cagliari. Altro tentativo per i rossoblù. Serginio prova a metterla in mezzo. Mattabonin, calcio d'angolo ancora. In mezzo all'area Grandulli e Azzeni. Palla lì dietro per Fratini con il tiro sul secondo palo. Grandulli non la mette dentro e poi di nuovo Grandulli. Ancora magia di Tatonetti. Cagliari vicinissimo al terzo gol due volte. Ennesima magia di Tatonetti. Fratini, ancora Tatonetti. Sta diventando un tiro al bersaglio adesso per il Cagliari. Terzo tiro consecutivo. Poco fa anche Azzeni. Prova in mezzo ancora Tatonetti a mettere fuori questo calcio d'angolo. Cagliari che resta lì, grande pressione della squadra di Mister Melis in un secondo tempo davvero di grande livello per i rossoblù. E allora Serginio fermato da una spallata di Gramegna, per gli arbitri è fallo, tra le proteste di Mister Craperi che non era d'accordo con il fischio degli arbitri. Serginio avrà l'occasione, due falli per parte in questi ultimi 8 minuti e mezzo di gioco per le due squadre che hanno bisogno di punti importanti per la salvezza, con entrambe le squadre che devono recuperare ancora tante partite. Oggi è la 19esima gara per MGM, la 20esima per il Cagliari, che dovrà recuperarne ancora altre due. Così pure MGM in questa volata a salvezza in cui sono implicati anche Val di Lance, molto più staccata Ossi, che però deve recuperare ancora tante partite in questa sua travagliata stagione. Ossi ultimo in classifica e quindi il Cagliari a 8.36 all'occasione con Serginio dalla distanza. Grande rincorsa di Serginio, il pallone per Azzeni. Non si capisce la difesa, Azzeni ha appostato lì, pallone attraversa tutta la difesa, esce fuori, altra occasione per il Cagliari. E allora Gramegna prova a tenerla su e a far partire Collar, anticipato da Cossu, numero 12 MGM, stava provando l'imbucata di Gregorio, la mette in mezzo con il pallone che si impenna, blocca Cossu e fa ripartire Serginio. Palla per Fratini, fermato dal colpo di testa di Gramegna in fallo laterale. Va Fratini per Grandulli, destro di Grandulli, il pallone resta lì, poi Fratini! Fratini mette in porta il gol del vantaggio del Cagliari. Niente da fare per Tatonetti. Dopo l'ennesimo tentativo il Cagliari la ribalta. Ancora con Fratini. Un secondo tempo davvero infuocato per il Cagliari. Tanti tiri in porta. Tatonetti ha fatto tante magie, non ha potuto niente sulla terza rete di Fratini. Adesso ci prova la squadra ospite a riportarsi davanti, un po' frastornata la squadra di Craperi in questa ripresa, con un Cagliari davvero indiavolato dopo un primo tempo difficile per il Cagliari. Però resta lì Di Gregorio, gioco di gambe di Di Gregorio, fa partire il destro fuori di un soffio per
Il tiro di Di Gregorio. È sempre lui il giocatore più pericoloso degli ospiti. Grande destro a girare, palla fuori, non di molto. Rientra Trincas, cercare di mettere ordine in difesa. Ora sbaglia Frattini, Frattini che continua a segnare, 21esima rete del giocatore in maglia numero 7 del Cagliari in questo campionato, sempre più capocannoniere come Di Gregorio, che fa partire un altro tiro, bravo Cosso a bloccare e a darla di nuovo a Frattini. Cabizza, Trincas per Serginho, palla fuori. 6:47 sul cronometro, time out per il Cagliari, ci prendiamo un time out anche noi. Il Cagliari in questo secondo tempo è riuscito a chiudere la rimonta dopo il 2-0 della prima frazione di gioco per MGM. Un secondo tempo devastante del Cagliari, che è riuscito in questi primi 13 minuti di gioco a ribaltare l'incontro, ma MGM comunque è squadra pericolosa, lo ha dimostrato nel primo tempo, lo sta dimostrando con le occasioni di Di Gregorio, che per almeno due circostanze è andato vicinissimo al gol, bravissimo Cosso in entrambe le occasioni. Ora Serginho sbaglia tutto, Collar da solo la salva, Cosso in calcio d'angolo. Qua stava combinando un pasticcio il capitano rossoblù. Chiede scusa alla sua difesa, poi calcio d'angolo per Collar, Moya fa partire il tiro. Troppo esterno, palla che esce larga. Con l'MGM che prova a riordinare le idee, questa volta spetta agli ospiti a riorganizzarsi in una ripresa a targa rosso-blu. Qua Moya entra duro su Trincas, messo giù, calcio di punizione, fallo numero 3 per gli ospiti. Tanto l'arbitro ammonisce il capitano Casile dalla panchina per proteste. Il capitano che si aggiunge a Di Gregorio tra i suoi, tra gli ammoniti di gara per il Cagliari. Gli ammoniti sono Azzeni, Loddo e Frattini nella prima frazione di gioco. Calcio di punizione per il Cagliari, Serginho e Azzeni sul pallone. Il capitano la lascia al numero 11 rosso-blu, Matteo Azzeni, anche lui ha un gran destro. Di Gregorio è l'uomo in barriera. Rincorsa di Azzeni, destro, fermato sulla linea da Gramegna. Serginho, il fallo laterale, ancora Azzeni. Trincas la tiene alta, poi non trova la deviazione e si becca il cartellino giallo Trincas per un fallo fischiato dagli arbitri, fallo numero 4 per il Cagliari.
al numero 3 per il Cagliari. Molto fiscali gli arbitri oggi, tanti ammoniti. 4 per il Cagliari, addirittura 2 invece per MGM. Calcio di punizione con Collar che allarga per Moia, prova il destro lui, Frattini la tiene, poi spara via Matteo Azzeni, Tatonetti dalla distanza, fermato da Loddo che resta alto, Gramegna fermato anche lui da Loddo, c'è una spinta, Loddo parte da solo, la prova a mettere in mezzo, Serginio non capisce l'assist, capitano del Cagliari pensava forse al tiro di Loddo che qua è stato molto altruista, e poi Cossu a fintare su Di Gregorio che non trova il pallone. 5:27 al termine di questo match, il Cagliari in vantaggio adesso 3-2. Cossu, Frattini, chiuso da Moia in fallo laterale. Frattini all'indietro per Azzeni, ancora Frattini, palla verso Azzeni e lui con il tiro. Gramegna per Di Gregorio, va il numero 8, allarga per Moia, ancora Di Gregorio, palla in mezzo per Collar, chiuso da Serginio e poi chiuso anche da Loddo, va Frattini in surplus, torna indietro il numero 7, la dà indietro per Serginio. Serginio sul pallone, fermato da Moia in fallo laterale. Fallo laterale di Serginio. Il tiro troppo alto con il portiere che riesce a recuperare. E allora scambiano all'indietro Moia, Di Gregorio, pallone che esce in fallo laterale. Serginio da Loddo che non trova il pallone, e time out per MGM con la squadra ospite che ci vuole parlare su in questa frazione di gioco. Ci lasciamo per qualche istante, si ritorna in campo e finisce il time out chiesto in questa seconda frazione di gioco del recupero della nona giornata del campionato di Serie B di Futsal. Girone A con il Cagliari che ha ribaltato l'incontro e conduce ora 3-2 a 4:10 dal termine della gara. Di Gregorio prova la magia, la spara fuori Matteo Azzeni. Con MGM che prova il portiere di movimento, Collar con la maglia del portiere di movimento per provare a recuperare questo match. Moia, Di Gregorio, Gramegna, ancora Moia, Collar, chiusa la difesa del Cagliari, Di Gregorio prova a cambiare per Collar,
non ci arriva Fratini, allora Di Gregorio allarga per Chistolini, all'indietro Di Gregorio, palla alle stelle, va Kossu, Fratini prova il tiro dalla distanza, il pallone esce con il rientro del portiere di movimento, Chistolini la tiene su e poi viene fermato da Azzeni che non riesce a tenere il pallone. E allora Di Gregorio sul punto di battuta la dà per Gramegna, ancora Di Gregorio. Roma Gramegna dalla distanza, fermato da Fratini, Moia, ancora Collar, pallone in mezzo, Moia fermato, Matteo Azzeni prova a recuperare il pallone, va Gramegna, danza sul pallone, poi la tiene lì per riordinare questa azione offensiva col portiere di movimento, Chistolini prova in mezzo, calcio d'angolo. Ultimi tre minuti di gara con MGM tutta su per cercare il tiro di Di Gregorio. Kossu. Gli arbitri vedono un tocco del Cagliari e quindi danno calcio d'angolo, palla per Di Gregorio, Moia, Gramegna, Di Gregorio, sempre Gramegna, Chistolini, palla in mezzo con Collar che prova il pallonetto e allora è Kossu con il suo di tentativo dalla propria porta, palla fuori, Cagliari che sale, rientra anche Tatonetti tra i pali, Gramegna col Cagliari in pressione alta, Loddo a dar fastidio, Di Gregorio rientra, ancora Collar, esce Tatonetti, quinto uomo di movimento per MGM ripristinato, Di Gregorio allarga per Chistolini, prova lui, fermato Kossu, sceglie di giocarla, non provano il tiro alla distanza ma sbaglia Fratini a due minuti dal termine. Di Gregorio a far girare il pallone, torna alto Collar, portiere di movimento, va lui sul pallone, fermato, ma la tiene lì, poi interviene con Fratini, mischia per gli arbitri, è tutto regolare, quindi fallo laterale. Gramegna, Di Gregorio, resta alta tensione, Chistolini fermato da Loddo. Tensione tra le due squadre in questi ultimi due minuti scarsi alla fine del match. Cagliari in vantaggio 3-2, MGM prova con tutti e cinque gli effettivi in campo a dare fastidio al Cagliari in zona offensiva. Gramegna, Di Gregorio scambia con Moia, pallone tenuto da Gramegna, anzi no, l'arbitro fischia il fallo laterale, rientra Tatonetti, Loddo sistema il pallone, la dà all'indietro, adesso è Claudio Kossu col portiere di movimento Cagliari. Di Gregorio per un attimo pensa al tiro, fallo fischiato ad Azzeni, fallo numero 4 per il Cagliari, 4 falli anche per MGM che adesso gioca col portiere di movimento di nuovo, Gramegna, Di Gregorio, Chistolini sempre largo, Chistolini prova a mettere in mezzo, chiuso in calcio d'angolo, ultimo minuto di gioco, 1:07 per la precisione. Di Gregorio, Gramegna, Chistolini, palla per Collar, parata di Kossu in calcio d'angolo, no!
Collar sul punto di battuta, all'indietro per Gramegna. Di Gregorio. Casile. Nell'indietro per Di Gregorio. La palla per Chistolini, non controlla. Cossu per Serginio. A Serginio sulla linea del fallo laterale. Ultimo tocco di Chistolini. Per proteste finisce anche Chistolini sul taccuino degli arbitri, ammonito pure lui. Sette gli ammoniti finora. È entrato anche Pireddu. La dà per Claudio Cossu, che si becca l'ammonizione pure lui per aver allontanato il pallone. Ottavo ammonito. Sono Di Gregorio, Azzeni, Loddo, Fratini, Casile, Trincas, Chistolini e adesso anche Cossu nella lunghissima lista dei cartellini di oggi. 37 secondi, una delle ultime azioni per l'MGM per cercare il pareggio, una delle ultime azioni da difendere per il Cagliari se vuole mantenere questo 3-2. Gramegna prova dalla distanza, respinge Cossu e poi ci prova Serginio, pallone che esce fuori, va Casile con Cagliari che resta alto, Frattini la mette in fallo laterale. 19 secondi. Gramegna, Di Gregorio, attaccato da Pireddu. Gramegna allarga per Moia, palla per Di Gregorio, ha spazio Di Gregorio, ma Pireddu si immola. 6 secondi alla fine, ancora un'azione per Di Gregorio, la palla dall'altra parte, con il tentativo di tiro il Cagliari con Azzeni che la mette fuori dalla distanza. Ultimo secondo. Ultimo secondo e ultima azione probabile della partita, con Casile che la mette altissima, la controlla Capitan Serginio per fare festa con i suoi per questa importantissima vittoria del Cagliari, che va a festeggiare il 3-2 con cui si chiude questo match, il nono di recupero della campionato di Serie B, e quindi il Cagliari conquista i 3 punti in questa importante partita. Vi ricordiamo le reti: nel primo tempo Di Gregorio con la sua doppietta a fare 2-0 e poi nella ripresa la grande rimonta rossoblu con Frattini, Serginio e ancora Frattini. E allora da Cagliari è tutto, il Cagliari Futsal vince 3-2 contro MGM, 3-2 in questo scontro salvezza. Da Matteo Piga e Andrea Farris è tutto, un saluto e a presto con i nostri teleschermi.